Sono in super ritardo, il video di oggi è lunghissimo ed è mezz'ora che penso a un'intro simpatica, ma l'unica cosa che mi è riuscita a venire in mente è questa. Prego. Mi cammini dietro? Lo sai che mi sembri un'amicetta a volte? Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con continuità, serietà e integrità morale. Oggi c'è veramente tantissimo di cui discutere, i dati di vendita di Miitopia, l'annuncio di un nuovo State of Play da parte di Sony e il leak confermato riguardante i giochi del Plus, ma non solo. Ci sono anche tantissimi aggiornamenti su notizie di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, quindi non me lo fate ripetere, su! L'unica cosa giusta da fare per essere sicuri di non perdervi neanche un video è quello di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Poi, se volete una Poro Experience reale al 100%, mi raccomando, seguitemi anche su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Poi sì, ci sarebbe anche Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD, ma quella è roba da veri poracci, non so se siete all'altezza. Dicevamo che ci sono tantissimi aggiornamenti a riguardo di notizie abbastanza recenti e partirei proprio dalla stream dedicata al 35esimo anniversario di Dragon Quest. Avevamo già parlato di questo Direct che si terrà il 27 maggio, purtroppo per noi ad un orario scomodissimo, ovvero le 5:30 di mattina. Ci sono grandi aspettative per la live e a seguire per la sua riproposizione in lingua inglese, e a metterci il carico da 90 ci ha pensato il creatore della serie Yuji Horii, che su Twitter ha ricordato l'appuntamento, anticipando ai fan che sì, ovviamente, ci saranno aggiornamenti anche su quel gioco. Ed è facile pensare che il riferimento sia al prossimo capitolo della serie, ovvero Dragon Quest 12. Gli appassionati della saga, ma anche semplicemente di JRPG, non dovrebbero farsi sfuggire questo evento, che di sicuro riserverà sorprese di un certo livello. Ieri poi abbiamo parlato di un possibile Final Fantasy Souls-like sviluppato dal Team Ninja, e continuano ad arrivare conferme non ufficiali che sembrano però tutte rinforzare la veridicità del rumor. A saltare sul carro delle speculazioni ci ha pensato il sito Fanbyte, che ha aggiunto alle già note informazioni anche il potenziale titolo di Final Fantasy Origin, uno spin-off Souls-like, difficile ma accessibile, ambientato nel mondo del primo Final Fantasy. Il gioco sarà annunciato durante l'E3 di giugno e avrà una demo giocabile prevista per l'estate, con un'operazione simile alle demo alpha di Nioh, pensate per non avere un feedback diretto da parte dei giocatori. I dettagli iniziano ad essere così tanti che è difficile credere che si tratti di un abbaglio, e ormai questo spin-off io lo do per certo. E voi? E visto che siamo in zona E3, un piccolo annuncio che farà la felicità dei collezionisti incalliti. Limited Run Games ha infatti confermato che parteciperà all'evento con una streaming live su Twitch il 14 giugno, dove verranno presentate ben 25 nuove edizioni fisiche, tra cui ci sarà sicuramente anche quella dei giochi Super Nintendo Zombies Ate My Neighbor e Goal Patrol. Voi che giochi vorreste vedere in edizione fisica? Per chiudere con gli aggiornamenti, anche Valve è tornata al centro dell'attenzione, dopo che nell'ultimo aggiornamento del suo client Steam sono state trovate nuove tracce che sembrerebbero puntare a una piattaforma dal nome SteamPal o Neptune. Molte stringhe di codice fanno riferimento a menu di accesso rapido, di accensione e sospensione del sistema, e anche al supporto alla modalità aereo, al Bluetooth e Wi-Fi. Per molti si tratterebbe della conferma delle parole di Gabe Newell, che poco tempo fa sembrava essersi dimostrato interessato al mercato console. Che Steam sia pronta a debuttare con una piattaforma pensata per rivaleggiare con Switch? Io ho la mia idea, ma voi? Intanto però la console ibrida non conosce rivali. Proprio lui, non lo conosce. No, non l'ha mai visto. E i dati di vendita non fanno che confermare una realtà. Qualsiasi software su Switch vende come il pane, o come si dice, drifta più un Joy-Con di Switch che un carro di buoi. Mi sembra, no? La classifica software del Regno Unito questa settimana per me ha dell'assurdo. In UK la Mass Effect Legendary Edition è stata battuta da Miitopia. Sì, poracci, avete capito bene. Da una parte abbiamo una delle remaster più attese degli ultimi 10 anni, un'operazione richiesta a gran voce dagli appassionati di GDR di tutto il mondo, dall'altra la trilogia di Mass Effect. Scherzi a parte, la collection, che vede la rimessa al lucido della trilogia capolavoro ad opera di BioWare, rispetto alla scorsa settimana passa dal primo al terzo posto, e Miitopia entra di prepotenza a un gradino dalla vetta, occupata da Resident Evil Village, che continua a collezionare ottimi risultati in tutto il mondo.
In una top 10 occupata in 6 posizioni da esclusive Switch, ha senso che la remaster ad opera di Grezzo occupi un posto importante del podio, ma quanto fa ridere come scenario? Io a Miitopia ci sto giocando, e mi ci sto divertendo parecchio, ma per me ha dell'incredibile che riesca a vendere così tanto, soprattutto perché si parla di un titolo che di sicuro non lasciò il segno del suo passaggio nel 2017. Poracci, voi cosa ne pensate di questo successo? È meritato? Avete preso anche voi Miitopia? E proseguiamo con una notizia dell'ultima ora, perché Sony ha annunciato uno State of Play dedicato interamente a Horizon Forbidden West. Se il 27 maggio si aprirà con la mattinata dedicata a Dragon Quest, la giornata si concluderà poi con questo State of Play previsto per le 11 di sera dell'ora italiana. L'evento, che in realtà partirà dalle 18, con un conto alla rovescia speciale di ben 5 ore, chissà in cosa consisterà, durerà 20 minuti, di cui 14 saranno sequenze inedite di gameplay registrate su PlayStation 5. Vi ricordo che nonostante si tratti di un titolo cross-generazionale previsto anche per PS4 e presumo in futuro per PC, Horizon Forbidden West rimane comunque una delle esclusive più attese per PS5, di cui tra l'altro non si sa ancora una data di uscita precisa se non un generico fine 2021. Per me, insieme a Ratchet & Clank, è forse il gioco più importante della lineup Sony di quest'anno, uno di quei titoli che, se ci fossero le console disponibili, potrebbe tranquillamente diventare un potenziale GOTY e anche una killer application. Poi ricordiamoci che nel 2017 il primo Horizon si è contrapposto con la sua visione di open world a Breath of the Wild, e sarebbe bello se 4 anni dopo la sfida continuasse tra i relativi seguiti. In ogni caso, seguiremo l'evento con una live poraccia qui su YouTube. Vi aspetto, non mancate! E chiudiamo con un annuncio a sorpresa che, oltre a fare di sicuro la felicità degli appassionati di picchiaduro, non solo conferma un recente rumor, ma si riallaccia anche a una notizia di cui avevamo discusso poco tempo fa qui su TG Poro. Quante connessioni e rimandi stiamo facendo oggi, Impressionante! Sega ha infatti annunciato ufficialmente il ritorno di Virtua Fighter, che si affaccerà su PlayStation 4 con la versione Ultimate Showdown del quinto episodio, uscito originariamente nel lontano 2006. Questa versione vedrà il gameplay e il combattimento sostanzialmente immutati dall'originale, ma con un motore grafico completamente rinnovato, ricostruito utilizzando il motore di Yakuza, il Dragon Engine. Oltre ad essere un ritorno molto gradito, questo annuncio conferma dei rumor in circolo ormai da inizio settimana. Infatti, come ogni fine mese, si speculava sulle possibili aggiunte al PlayStation Plus di giugno, e secondo il sito spagnolo Area Jugones, ma non lo so. Jugones. I giochi gratis sarebbero stati capitanati proprio da Ultimate Showdown, non ancora annunciato ufficialmente. Quindi, dando il leak per vero, le altre aggiunte alla Instant Game Collection saranno Star Wars Squadrons e Operation Tango. Un mese tutto sommato ottimo per gli abbonati al PlayStation Plus. In ogni caso, l'annuncio di Virtua Fighter 5 si inserisce in un contesto molto più ampio. Da una parte, nel progetto Virtua Fighter Esports, annunciato allo scorso Tokyo Game Show e di cui ne sapremo sempre di più il 27 maggio, con una live stream prevista per le 13. Dall'altra, nella volontà di Sony nell'investire nel mondo del gioco competitivo e degli eSports. Solo qualche mese fa, infatti, l'azienda di PlayStation aveva acquistato l'EVO, la manifestazione di eSports più importante del mondo occidentale, e ora il rilancio con esclusiva, credo temporale, di Virtua Fighter, che ricordiamo è uno tra i picchiaduro 3D più tecnici in assoluto, ha ancora più senso in quest'ottica. Cosa ne pensate voi di Virtua Fighter e dei giochi del Plus di questo mese? E poracci, questo era tutto per oggi. Come al solito vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie della giornata e per continuare anche a fantasticare sulle 3 2021. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per il prossimo video. Io sono il Poro Forbidden, Michele Showdown, ciao! Jugones.